La solidarietà è il tema della festa che ogni estate anima il quartiere di Centinarola ed unisce nel segno della beneficenza tante realtà diverse ma accomunate tutte da un unico denominatore. L'associazione Viviamo Centinarola, che organizza l'evento, devolverà come sempre il ricavato a chi si trova in situazioni di bisogno. Quest'anno, come l'anno scorso, andrà al mantenimento di 2 adozioni a distanza di bambini africani e ad arredare con giochi per bambini il parco pubblico di Centinarola. La festa della solidarietà nasce da un gruppo di amici, di volontari, che fa parte della comunità di Centinarola, impiantato nella solidarietà, dove il ricavato va in beneficenza a un ente o a qualcosa che fa parte del quartiere di Centinarola. Tutti gli anni ci seguono ormai da 8 anni, da quando è nata la festa della solidarietà, e queste associazioni ci seguono. Insieme a loro c'è anche la scuola di Centinarola che ogni anno fa qualcosa per un ricavato per loro, per la scuola. Tantissima gente anche quest'anno ha affollato il parco, sia per le specialità gastronomiche, la trippa è una specialità dei cuochi, che per gli eventi che hanno animato i 3 giorni della festa. Una comunità, quella di Centinarola, che fa della beneficenza il suo segno distintivo nella comunità fanese. Il bello è quello che sta dietro, che noi vediamo questi stand, le cucine, la musica, ma in realtà dietro ci sono associazioni che lavorano mesi per prepararla. Ed è un modo per coinvolgere tanta gente nei singoli quartieri. Questa è la parte bella di queste feste. Poi venire qua e vedere il calore che c'è mi rende orgoglioso di essere sindaco di questa città.